Ero molto dubbioso sul fatto di girare questo video, perché non ero sicuro di potervi portare valore parlando di questo argomento. Però ci ho pensato un po' e sono riuscito a trovare degli spunti davvero interessanti e molto vari. Perciò, perché no? Facciamolo! Benvenuti su Investire con Gus. Purtroppo il buon presidente Trump è stato contagiato. Il trampone è un uomo di 74 anni, perciò in una fascia di età ad altissimo rischio. Ovviamente in questo video non mi esprimerò a livello medico, ma andrò a parlarvi di cosa penso che potrebbe succedere sui mercati e di come credo sia meglio gestire questa situazione e di come la gestirò io. Ma prima di tutto ciò, ricordatevi di mettere un grosso mi piace a questo video. E anzi, voglio ringraziarvi perché negli ultimi video state mettendo davvero tantissimi mi piace. E questo è fantastico perché aiuta il canale a crescere. Perciò grazie per i vostri mi piace e per i vostri commenti. Se siete nuovi, ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale. Giovedì, dopo la chiusura dei mercati, è stata resa pubblica la malattia di Trump e della First Lady. Venerdì la reazione dei mercati è stata abbastanza violenta. I futures in preapertura sono crollati fino a circa un meno 2%, per poi recuperare durante la seduta borsistica. E infine hanno chiuso in calo di circa l'1%. Qual è la cosa che i mercati odiano maggiormente? L'incertezza. E indovinate un po'? Ora siamo circondati dall'incertezza. Elezioni in USA, pandemia, economia in difficoltà, tensioni tra Cina e USA e adesso anche questo, il trampone si è ammalato. E di notizie positive nemmeno l'ombra. L'unica cosa che sta mantenendo i mercati molto vicini ai massimi è la Fed, pronta a tutto per sostenere economia e mercati. Come vedete, il distacco che si è venuto a creare tra economia reale e mercati finanziari è veramente incredibile. La linea grigia, un'era, indica il PIL degli Stati Uniti, mentre la riga rossa indica lo Standard & Poor's 500. Il distacco è mostruoso. Se guardiamo la bolla del 2000, che è considerata la più grossa bolla dell'epoca moderna, rispetto ai livelli raggiunti oggi sembra il nulla, sembra un normale mercato. Ovviamente la situazione attuale non è paragonabile a quella del 2000, perché adesso i tassi sono a zero, mentre nel 2000 penso fossero intorno al 6-8%, una cosa del genere. Quindi è normale che il mercato sia molto più alto, però sono valori sostenibili, ha un senso che ci sia un così grande distacco tra mercati finanziari e economia reale? Sinceramente non lo so, lo scopriremo col tempo, è una situazione veramente inesplorata che non si è mai vista prima. Adesso Trump si troverà in fortissima difficoltà per le elezioni, perché a poche settimane dal voto si ritrova a non poter partecipare a conferenze e dibattiti. Anche se c'è da dire che grazie ai social potrebbe ottenere grandissima visibilità cavalcando l'onda di questa tragedia. Durante un dibattito con Joe Biden, parlando della pandemia, Trump ha dichiarato: "È colpa della Cina, non sarebbe mai dovuto accadere. Pensate che adesso si addolcirà?" Io ne dubito, anzi c'è un'altissima probabilità che i toni si inaspriranno ancora di più. Se Trump dovesse riprendersi, penso che ne vedremo delle belle. Il suo astio nei confronti della Cina aumenterà in maniera esponenziale. E farà delle dichiarazioni scoppiettanti, tipo: "Sono stato attaccato, ma ho sconfitto il male cinese." Oppure: "Gli Stati Uniti hanno di nuovo sconfitto la Cina." Pensandoci bene potrebbe dire cose molto peggiori di queste. Adesso voglio provare a rispondere alla domanda da un milione di dollari. Cosa succederà sui mercati? Ovviamente è impossibile dirlo, ma ad ottobre mi aspetto un'altissima volatilità e sinceramente mi aspetto una performance negativa. I mercati sono molto alti, alcune azioni sono estremamente sopravvalutate e avrebbero bisogno di un bello storno. E l'incertezza aleggia sui mercati finanziari di tutto il mondo. Quindi io al momento sto facendo molte ricerche, sto cercando azioni interessanti e a dire il vero ne sto trovando parecchie. Però ho deciso di mantenere un po' di cash da parte, con la speranza ovviamente di riuscire a comprare a livelli più bassi. Io odio il market timing, non mi piace per niente fare market timing perché credo sia veramente impossibile predire dove andrà il mercato nel breve termine. Ma nonostante questo, al momento penso che le probabilità siano a favore di un ribasso, perciò ho deciso di accumulare un po' di contanti. Se i mercati dovessero perdere circa il 20% rispetto ai massimi, è molto probabile che la mia liquidità svanirà completamente. Diciamo che credo sia arrivato il momento di ridurre un po' l'esposizione al rischio, ma staremo a vedere quello che succederà. Se state ancora guardando questo video, continuate perché adesso arriva la parte più importante. Se si vuole essere dei value investors, la cosa che ci si deve ficcare bene in testa è che tutti questi rumors, queste notizie, queste dichiarazioni non hanno alcuna importanza. Quello che importa è il lungo termine. Quando si ha una visione di lungo termine, tutte queste notizie, questi rumors sono soltanto contorno, sono soltanto rumore che non deve avere la benché minima influenza sul nostro giudizio, sulla nostra strategia. Ovviamente questa notizia non ha un effetto sui mercati, però soltanto nel breve termine. Ma la volatilità non ci interessa. Quando sei un value investor, l'unica cosa che conta è la visione di lungo termine. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!